1.648 nuovi positivi su oltre 90.000 tamponi. Torna a salire il numero di casi Covid in Italia, di pari passo con l'aumento dei tamponi. Ieri erano 1.494 su appena 50.000 test, una crescita attesa anche se in Italia va meglio che in altri paesi. Ma anche da noi, ha detto oggi il ministro Speranza in commissione al Senato, il virus ha ripreso a circolare in modo significativo e la tendenza è ad un aumento della diffusione. E questa battaglia contro il virus noi la vinceremo. Ma abbiamo di fronte a noi alcuni mesi ancora di resistenza, dove le armi di cui disponiamo sono esattamente quelle che abbiamo conosciuto negli ultimi mesi. La scienza ci aiuta, oltre che sul vaccino e sulle cure, anche sui test, perché oggi sui test si stanno facendo numerosi passi in avanti. Proprio sul fronte tamponi è arrivato oggi il via libera del Comitato Tecnico Scientifico ai test antigenici, cosiddetti tamponi rapidi, nelle scuole di tutto il paese, a fini di screening. L'obiettivo è non lasciare gli istituti dove c'è un sospetto positivo in attesa di risultati per giorni, come per i tamponi tradizionali. Ma se le scuole vivono ancora un periodo di attenta osservazione, i dati dicono che in Italia nuovi focolai scoppiano un po' ovunque, nessuna regione è a contagi zero. Governatore e sindaci iniziano a correre ai ripari, imponendo mascherine obbligatorie all'aperto 24 ore su 24. A Campania, Calabria, Sicilia, le città di Genova, Foggia e Ventimiglia si aggiunge oggi Bologna, dove il sindaco ha dato una stretta alla movida con un'ordinanza che prevede controlli e mascherine obbligatorie in tutto il centro storico dalle 18 del venerdì alle 24 di domenica, a partire dal 2 ottobre. E se la prima arma contro il virus è la prevenzione, è anche necessario essere pronti per le cure. In ogni regione sono in fase di riapertura tutti i centri Covid messi in stand-by grazie al crollo dei ricoveri nel periodo estivo. 11.000 posti disponibili in terapia intensiva in tutto il paese, una capacità di accoglienza più che raddoppiata rispetto all'inizio della pandemia, che si aggiungono ai Covid hospital destinati ad accogliere gli ammalati con sintomi più lievi.